Bentornati! Oggi parliamo di un acquisto che mi sono fatta come anticipo di regalo di Natale, diciamo così, qualche settimana fa. Si tratta di una cosa, un oggetto di cui ho pubblicato una foto sui social e che ha molto colpito l'attenzione. Siccome adesso c'è un po' la moda delle agende, dei planner e di queste cose qui, sono caduta vittima della mania delle agende. Io ho sempre amato le agende, difficilmente riesco a gestirle per tanto tempo. Vediamo se quest'anno con questa agenda così carina andrà meglio. Più che altro perché adesso anche con Gregorio ho più cose da segnarmi e quindi ho pensato, perché no? L'agenda che ho comprato io l'ho presa su Mr. Wonderful. Mr. Wonderful è uno shop carinissimo che ha sede in Spagna. Io ho acquistato dal sito mrwonderfulshop.es e vi racconto la mia esperienza da questo sito. Io ho visto l'agenda appena uscita, l'agenda che tra l'altro vi mostro adesso, ma poi ho già girato il close up così vi mostro i dettagli. L'agenda è questa qui, cartonata con gli anelli, l'elastico e la scritta che dice che planes geniales tienes para hoy. Carina, mi piaceva, l'interno poi è delizioso, ve lo mostro più avanti. E il prezzo dell'agenda è di 16,50 €. Spediscono anche in Italia, il costo della spedizione è di 6 €. Se trovate poi qualche offerta, io dovrei aver... mi sembra che ci fosse una promo del 10%, una cosa del genere. Comunque diciamo che a prezzo pieno, con le spese di spedizione comprese, andate a spendere 24,50 €. La spedizione è incredibilmente veloce, nel senso che io, se non sbaglio, ho fatto l'ordine il venerdì e il martedì avevo già l'agenda in mano. O forse ho fatto l'ordine il giovedì e il lunedì è arrivata. Sì, è andata così, ho fatto l'ordine il giovedì a pranzo, lunedì mattina ce l'avevo a casa. La confezione arriva deliziosa, vi metto delle foto perché le ho pubblicate sui social, adesso la confezione l'ho gettata, con le scritte super carina, viene accompagnata da un bigliettino con un chupa chups e una scritta fatta a mano che vi mostro poi, avrete sicuramente il close up, con la scritta che significa rimarrai con questa faccia quando aprirai questo pacchetto, poi c'è la faccia del calecca che sorride e a mano hanno scritto ti aspettano 1 milione di avventure grazie l'equipe Wonder. Carinissima questa cosa. L'agenda viene poi spedita con la sua bustina in cotone, in juta, che riporta anche la scritta in questa borsa conservo tutti i miei progetti, e chiaramente serve a proteggere l'agenda, sia che la si porti in giro sia che la si lasci a casa a portata di toddler, giusto per capirsi. Io non l'ho ancora usata, ovviamente comincerò ad usarla con il 2016. Mi piace moltissimo, per adesso l'impressione è ottima, oltre a essere ottima l'impressione dell'acquisto dal sito, dal quale sicuramente tornerò ad acquistare, sia perché tiene delle cose carinissime, sia perché l'esperienza di acquisto è stata veramente iper positiva. Adesso vi lascio al close up, così andiamo a parlare nel dettaglio dell'agenda. Ed ecco qui come si presenta la nostra agenda. Dicevamo copertina cartonata rigida, spirale ad anello laterale e un pratico elastico in tinta per tenerla chiusa. Le prime impressioni, già vedendola dall'esterno, sono estremamente positive. Mi piace molto la scelta cromatica, la scritta è simpatica e la struttura promette molto bene. Andiamo a scoprire l'interno. Vi chiedo già scusa per le riprese un po' movimentate, ma conoscete i miei mezzi tecnici. Questa è la prima pagina che si vede una volta aperta l'agenda. Contiene chiaramente tutte le informazioni personali, quindi il nome, il cognome e qualche cosa in più che già ci fa intuire il mood dell'agenda, quindi la nostra musica preferita, il colore che mi piace di più, insomma delle cose
curiose che generalmente nella prima pagina di un'agenda, tra virgolette, normale, non siamo abituati a trovare. Dopodiché ci sono una serie di settimane, possiamo chiamarle di transizione, nel senso che sono senza data. Ci dà già l'idea di come andrà a presentarsi lo styling dell'agenda, ma non ci sono le date. Questo perché l'agenda effettiva parte dal 28 di dicembre, ma si può iniziare ad usare l'agenda già dall'inizio di dicembre, pur non avendo le date ovviamente, oppure si possono usare semplicemente come pagine di appunti. Poi c'è un bellissimo calendario del 2016 generale e 30 cose che voglio fare, che ci proponiamo di fare come dei buoni propositi per l'anno a venire. Anche il calendario ci fa già intuire un po' quella che sarà il mood dell'agenda, è veramente molto carina a livello di grafica e molto curata nel design. Ed ecco qui la prima settimana. Questa appunto è la settimana dal 28 dicembre al 3 gennaio ed è già esplicativa di come l'agenda si sviluppa. Chiaramente tutte le settimane saranno uguali, vedete anche che i giorni di festa sono segnati da dei disegnini particolari e che sulla destra, in fondo a ogni pagina destra che vedete, c'è un disegno con una frase che può ispirare un modo di dire o un disegno particolare. Vi facevo poi vedere che i giorni di festa sono segnati da come se fossero degli sticker, da dei piccoli disegni e niente, adesso qui vi faccio un po' vedere il mood generale dell'agenda. Questo è come si presenta. Vedete che il 4 di febbraio è il giorno mondiale della lotta al cancro e quindi è segnalato. Sono segnalati anche tutti questi giorni un po' particolari, qui c'è San Valentino, eccetera, eccetera, eccetera. Non ve la mostro tutta, se no non c'è neanche poi la sorpresa per chi la troverà. Vi mostro ora un approfondimento, un close-up del singolo giorno. Vedete che su ogni giorno c'è una faccina per indicare l'umore della giornata, due piccole checklist, in alto c'è una cosa da fare nella settimana e le settimane sono numerate ovviamente. Le checklist del weekend sono più brevi di quelle dei giorni della settimana. Qui ancora un po' di pagine sfogliate a vostro gradimento, vi faccio vedere soltanto fino a marzo. Il resto è la sorpresa per chi se la comprerà. Ed eccoci quindi arrivati alla fine del 2016, questa è l'ultima settimana di dicembre 2016 e qui abbiamo delle pagine bonus, nel senso che ci danno anche tutta la prima settimana di gennaio 2017, calendario generale del 2017 e poi inizia la parte esilarante della guida, la parte che la rende così particolare dell'agenda, scusate. Intanto vedete che ci sono tutta una serie di riepiloghi del mese, dove potete andare del mese, quindi per vedere il mese nel suo complesso, quindi se avete delle cose da segnarvi mensilmente, io penso, non lo so, al ciclo, una cosa un po' femminile, ma insomma agli appuntamenti fissi mensili da tenere presente per avere il mese sott'occhio, questo è molto comodo. Poi ci sono queste pagine che servono come post-it, i post-it perfetti per chi come me perde sempre i post-it. Alcuni hanno la data, come vi sto indicando in questo modo, altri invece hanno semplicemente indicato cosa, non so, l'idea geniale o cose da ricordarsi. In questo modo siete sicuri che i foglietti non vanno persi. E ce n'è un buon numero, insomma, c'è la possibilità di segnare molte cose, di appuntarsi appuntamenti, un po' ridondante, però avete capito. Dopodiché ci sono una serie di queste pagine che sono delle checklist per fare le valigie. Da una parte la valigia, dall'altra a seconda di quanto è lunga la valigia e poi c'è la parte dedicata alle otros, cioè alle cose altre che voi volete aggiungere. In questo caso si può anche scrivere dove siete diretti e la data e per quanti giorni, quindi rimane anche un po' come un diario del viaggio. E ce n'è quattro, se non sbaglio. Poi c'è la sezione dedicata alle liste. Chi come me è veramente appassionato di liste, qua trova pane per i suoi denti. Sono numerate, alcune hanno i numeri, altri hanno dei quadratini per segnare le cose già fatte, altri sono invece come dei fogli bianchi su cui appuntarvi le vostre liste. Possono essere le cose da fare, la lista della spesa, non lo so, i blog post, qualunque cosa.
Poi ci sono le pagine a mare, ovvero le pagine dove mese per mese potete riepilogare le vostre spese. Vi faccio un close up, vediamo se va anche a fuoco, eccoci qui. E quindi dice arriverò alla fine del mese, c'è il mese, la descrizione, l'importo e il totale, in modo da poter tenere a mente, tenere segnate tutte le uscite e le eventuali entrate, in modo da potervi regolare anche per il bilancio familiare o personale. E sono anche in questo caso, secondo me, molto piacevoli da guardare, molto piacevoli graficamente, ben studiate. Cambiano i colori, chiaramente ce n'è una buona serie, quindi potete spendere e spandere e segnarvi tutto. Poi ci sono le pagine dedicate alle note, quindi anche in questo caso chi ama prendere appunti o appuntarsi cose o segnarsi cose su fogli vari che poi finiscono irrimediabilmente persi nel momento in cui servono, in questo caso è tutto nella vostra agenda. Anche in questo caso ci sono pagine a quadretti, ci sono pagine a righe, pagine divise per quadrati più grandi, pagine semplicemente bianche da riempire o con dei design carini tipo a pois o con i quadratoni, insomma una serie di design vari nei quali potete sbizzarrirvi con le cose da segnarvi. Potrebbe diventare una pagina di diario o semplicemente degli appunti, liste, insomma è un po' proprio un diario. E qui arriva la parte meravigliosa: ci sono una serie di pagine di adesivi con i quali potete decorare l'agenda. Segnalano un po' di tutto, da matrimoni, giorno antipatico, devo andare in palestra, a oggi ho mangiato una cosa fenomenale, a oggi si esce. Poi ci sono gli adesivi invece con i simboli, quindi solo con i disegnini senza le scritte. Ci sono quelli dedicati alle feste, e quindi giorno pigro, oppure bacio, o un traguardo, ho trovato lavoro, oppure che bisogna telefonare a qualcuno, ci sono le analisi da fare, devo andare dal dentista, c'è anche quello per segnare il proprio compleanno, il compleanno del papà, della mamma, un giorno epico, insomma ce n'è veramente per tutti i gusti e serviranno a rendere ancora più piacevole la vostra agenda. E poi in fondo l'ultima pagina ha queste segnalibri quasi e un righello in cartoncino che si possono staccare e poi si possono andare ad appendere sulle pagine per tenere il segno. L'ultima pagina è sulla retrocopertina del bolsillo della Pequeñas Cosas Importantes, quindi una tasca dove conservare dei ricordi. Il retro ovviamente è in tinta con il davanti, si vede l'elastico che servirà per chiuderla e questa è quindi la mia agenda 2016 Mr. Wonderful. Bene, questa era l'agenda di Mr. Wonderful. Volevo mostrarvela perché io l'ho trovata veramente interessante, veramente carina, a un prezzo accettabile e quindi volevo farvi vedere qual è l'agenda che mi accompagnerà in questo 2016. Fatemi sapere che agende usate voi, cosa ne pensate di questa, se siete delle planner addicted o meno. A me piacerebbe anche tanto acquistare i set di adesivi che vedo sempre usare dalle americane e loro li comprano su Etsy, però poi alla fine mi trattengo sempre, adesso vediamo se per il 2016 metto a budget anche qualche kit di adesivo, sono deliziosi. Bellissimi, non lo so, ci vuole anche del tempo per mettersi a fare il planning dell'agenda con tutti gli adesivi, però viene meravigliosa, insomma adesso vedremo. Fatemi sapere se voi ne acquistate, dove li acquistate, quali sono i vostri segreti da fanatiche dell'agenda, oppure se come me siete persone che amano le agende ma fino ad ora non siete mai riuscite ad andare oltre il mese di febbraio. Vedremo, magari facciamo un aggiornamento a metà dell'anno a vedere come procede la mia vita da planner addicted o da proprietaria di agenda. Intanto io vi saluto, ci vediamo prestissimo, un bacione, ciao!